Bene, ciao, ritorniamo su Artmaker Web TV dopo una pausa dovuta a produzioni mie personali discografiche e ritorniamo a curare una nuova scheggia di Disco Bolo, questo atletico blog di assimilazioni musicali, di ascolti e segnalazioni che io vi rilancio dopo aver assimilato a mia volta. Oggi vi parlo di un disco che magari solamente qualche anno fa non avrei citato, perché non ho conosciuto nel periodo in cui, diciamo, massicci sono stati i miei ascolti, quindi nel periodo giovanile adolescenziale in cui magari erano più frequenti gli ascolti di new wave, post-punk, punk, elettronica, rock sperimentale, avant-rock, crossover ed altro ancora. È un disco che ho scoperto non tanti anni fa e si tratta di questo Silver Apples, l'album d'esordio di una formazione molto singolare. Silver Apples, perché è singolare? Singolare perché è un duo, siamo nel 1968, all'epoca ci sono formazioni composte in modo tradizionale, quindi basso, batteria, chitarre, voci ed altro ancora. Pensare ad un duo tra l'altro molto minimale, formato come dicevo da batteria e elettronica primitiva, primordiale, era una cosa abbastanza innovativa, ma devo dire che tutto il disco è veramente sconvolgente, innovativo, avventuroso, un disco che dal fine degli anni 60 anticipa una marea di cose, anticipa veramente certi suoni avanguardistici, avant, dei decenni successivi, un disco veramente sconvolgente che io ora citerei sempre sia tra quelli più importanti che tra quelli più innovativi, anche tra i miei preferiti, per un album veramente, veramente unico. Allora, il disco esce, diciamo, nel 1968, Silver Apples, escono per una piccolissima etichetta che si chiama Cap Record e subito vengono etichettati come una sorta di duo di electronic psychedelic music, appunto una fusione tra elettronica, tra prima elettronica, tra early elettronica e musica psichedelica. I primi esperimenti del duo sono così casalinghi, ovvero il provare un oscillatore, questo strumento, questo apparecchio che lavora sulle onde elettromagnetiche, provare un su un brano di Rolling Stone, quindi un esperimento così casalingo che però poi da lì va a costruire, edificare quella che sarà la musica, la conformazione della musica veramente avanti dei Silver Apples. Psichedelica, 1968, siamo agli acid trip, quindi ai viaggi lisergici, all'espansione della coscienza, alle porte della percezione di Huxley, agli stati alterati di Timothy Leary, quindi insomma una sorta di periodo d'oro per chi voleva espandere, dilatare le proprie visioni artistiche, musicali ed altro.
esce questo album veramente innovativo, avventuroso, in un certo modo anche ipnotico, visionario, ecco perché è molto più scuro, più claustrofobico di certa anche psichedelia, è un disco molto molto profondo, quasi del subconscio, un disco dalle tonalità dark, potremmo dire. Quindi non solamente un disco di psichedelia, come magari distrattamente era stato definito, ma qualcosa di molto più complesso. Psych electronic music, potremmo dire. È un disco imbevuto sicuramente della cultura e dei suoni liserici del periodo, i suoni dilatati, ma c'è questo uso della strumentazione elettronica, anche se un'elettronica diciamo artigianale, autocostruita, che ne fa qualcosa di assolutamente unico e diverso. L'uso di questo marchingegno di cui parleremo dopo, di questo Simeon, un marchingegno mostruoso ma anche geniale in un certo modo. Crumpled hours of devotion washed down gutter stream. Sink within the tide. E si parte appunto dalle dilatazioni delle band psichedeliche della East, della West Coast americana, ma la direzione di ciò diventa più ossessiva, più inquietante, più scura, fondendo appunto psichedelia ed elettronica, che ci sposta verso una parte di sperimentazione vicine anche ad altre esperienze innovative, potrei dire per esempio quello che stava succedendo oltreoceano negli studi della radio BBC One, dove alcuni tecnici, musicisti o innovatori stavano sperimentando sull'uso appunto della musica concreta, delle sperimentazioni per documentari, per sceneggiati, per spot ed altro ancora, ma che poi arrivarono anche a produrre dischi. Cito per esempio Delia Derbyshire, grandissima innovatrice della musica sperimentale, e di un suo disco in cui collaborò, non proprio insomma dove collaborò, un disco dei White Noise, An Electric Storm, che possiamo accomunare, seppur dall'altra parte dell'oceano, a questo disco dei Silver Apple. Possiamo anche pensare anche a certe vicinanze con certi guru della early elettronica, della prima elettronica, quella più artigianale, l'elettronica più innovativa, quella primitiva, e potremmo avvicinare a certi sperimentatori più bizzarri come Bruce Hack. Potrei anche citare un gruppo abbastanza particolare, sempre degli anni 60, che si chiamava The Monks, che pur essendo un gruppo anni 60, si chiamano The Monks perché avevano proprio questo look da monaci, con anche addirittura la chierichetta da monaci, e in alcuni loro brani avevano quasi anticipato anche loro certe strutture della techno, certe strutture della musica elettronica, strutture ad anello. Casi troviamo quasi delle coincidenze con quello che avevano fatto i primi Pink Floyd di Syd Barrett, i Pink Floyd di Interstellar Overdrive, di Astronomy Domain, i Pink Floyd quelli più lisergici.
e certi suoni anche che magari viaggiavano nell'UFO Club a Londra, in una visione spaziale, futurista, fantascientifica. Floating down, the sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, over on Miranda and Titania. Neptune, Titan, stars can frighten. Thank you.